Ci sono delle cose positive e ci sono cose negative. Le cose positive sono che non vediamo più spacciatori in giro qua, purtroppo sono andati anche loro in ferie. Le cose negative purtroppo che non ci sono gente in giro che, per comprare, per mangiare a ristoranti, per festeggiare, per raggrupparsi, sentirsi uno all'altro, risolvere i problemi di uno all'altro, perché il ristorante, quando la gente va a mangiare, non solo vanno solo a mangiare, ma si trovano anche dei problemi, uno racconta all'altro, l'altro lo trova, come si chiama, è un incontro, anche un posto dove possono trovare un posto di lavoro, perché chiedono a uno, tu sai mica dove posso andare, è un posto praticamente dove, è un centro culturale il ristorante arabo, più che mangiare. Lei ha preferito non riaprire? No, perché innanzitutto non sappiamo esattamente le regole che dobbiamo fare per accettare la gente. Prendere la roba e andare via, poi specialmente noi che abbiamo 80% dei nostri clienti sono musulmani, perciò sono in digiuno, abbiamo tenuto che importuni chiudere e aspettare fino a che si risolva quel problema a giugno, poi vediamo piano piano a giugno come procederemo a aprire. Diciamo che adesso principalmente non si può ancora lavorare nella stessa condizione in cui si lavorava prima. Poi diciamo che almeno per quanto riguarda la zona siamo ancora un po' fermi, causa anche il Ramadan, qui è una zona molto multietnica, quindi c'è anche da tener conto di questo. E poi vabbè, le restrizioni a cui siamo sottoposti magari non invogliano la gente proprio a venire ancora a servirsi del locale. Noi abbiamo iniziato ad aiutare pochissime famiglie all'inizio che non sono stati aiutati dai servizi, o perché non hanno requisiti o perché non hanno i documenti anche. Noi abbiamo anche l'obbligo morale verso queste famiglie in difficoltà e ho iniziato ad aiutare piano piano con le mie risorse personali, che sono comunque pochissime, a rispondere alle famiglie che proprio non hanno nulla, nulla. La moschea Salam ha iniziato per conto suo all'inizio, però la richiesta è diventata molto più grande di quello che si aspettavano. Allora hanno chiesto alla nostra associazione AMECE di aiutarli. Abbiamo iniziato a girare anche per le famiglie di AMECE per prendere il nostro minestrone, che si chiama al-harira, che si mangia un pasto essenziale per Ramadan perché è molto nutriente e lo fanno le nostre donne. E quindi veramente sono molto felice, infatti l'ho detto ai miei amici e anche alla mia famiglia in Marocco, che non mi sono mai sentita utile come in questo periodo di emergenza, ma anche felice perché ho capito che si può contare sulle persone.